Salve a tutti i popoli di Italia, era tantissimo tempo che non ci vedevamo e tantissimo non faccio un video, sono stato un po' fermo per vari motivi tra lavoro e cazzate e cazzi e mazzi. Quindi dopo tanto tempo farò un video acquisti che però non tratterà di fumetti, ma diciamo roba su musica eccetera eccetera eccetera. Magari tanti di voi non sanno i miei gusti musicali, l'avevo già detto forse un po' di tempo fa, quando ancora avevo il canale con il mio vecchio compare. Insomma, io sono appassionato di metal, diciamo, anche se comunque sia della musica in generale, ma più che altro metal, genere, diciamo, brutal, death metal, black metal, comunque sia metal estremo. E niente, vi farò vedere cosa ho preso in questi giorni. Sono stato alla Galleria del Disco, se non sbaglio si chiami così, a Firenze, e anche un altro negozio di vinili, perché se non lo sapete io comunque sia colleziono anche vinili. E niente, partiamo subito. Allora, primo acquisto: Electric Wizard Total Death, anzi Time to Die, scusate, Total Death è un'altra cosa. Comunque sia, è l'ultimo album degli Electric Wizard. Per chi non lo conoscesse, sono un gruppo che fa doom metal, doom, sludge, si ispirano parecchio a Black Sabbath, comunque sia musica anni 70, roba così. Comunque molto 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 belli, io li adoro. Poi questo viene anche uno spettacolo, andate anche dietro, figata paurosa. Electric Wizard, Time to Die. Poi, questo invece è un regalo, me l'ho fatto poco tempo fa ai miei amici di band, perché io ho anche una band dove faccio grindcore, ci chiamiamo Mestruophagist, facciamo delle canzoni abbastanza particolari. Mi hanno regalato i miei compari, ed è il CD dei Agathocles, o This Is Not a Threats a Promise. Gli Agathocles sono conosciuti per il loro Mindscore, belghi, sono belghi loro mi pare, sì, non me lo ricordo se erano belgi, no forse no, non lo ricordo dove cazzo erano, forse belgi, non me lo ricordo, comunque sia, uno spettacolo, tanti anni che sono a giro gli Agathocles, fra split, CD, live, stronzate varie ne hanno fatte di tutti i colori, e io li adoro perché comunque sia sono un gruppo della Madonna, comunque sia noi ci ispiriamo parecchio a questo gruppo con il mio gruppo. E comunque Agathocles, bel regalo, grazie ragazzi. Poi, andando avanti, Dark Throne Under a Funeral Moon. Io sono un patito per il black metal e non potevo lasciarmi scappare questo ben di Dio di CD, questo spettacolo di CD. Per chi non conoscesse Darkthrone, sono i pionieri del black metal, tra i pionieri del black metal norvegese, e Under Funeral Moon è, mi sembra il terzo o il quarto, non mi ricordo, ma è un CD spettacolare, acquistato subito e portato a casa. Under Funeral Moon, Darkthrone. Poi, altro vinile, questo è, diciamo, un vinile molto speciale, l'ha visto per caso la mia donna quando eravamo a fare gli acquisti a Firenze alla galleria, e veramente fra i vinili delle soundtrack, delle colonne sonore, mi fa, guarda, c'è questo che è uno spettacolo. Le colonne sonore di Profondo Rosso dei Goblin, uno spettacolo, questo non potevo lasciarmelo sfuggire, veramente veramente uno spettacolo. Ho amato Profondo Rosso, uno dei film da argento che preferisco, e niente, dovevo prendere anche questo, che niente. Profondo Rosso Goblin. E poi l'ultimo tra i vinili, sempre un'altra chicca del black metal, un altro gruppo, non mi sa, che mi sembra sono svedesi, non lo ricordo, sì, Swedish black metal,
altro gruppo che ha dato il via al black metal, magari sono un pochino più recenti, anche se si fa per dire, dei Dartro, ma comunque sia, il primo CD dei Dire Funeral, The Secrets of the Black Hearts. Questo, ragazzi, se amate il black metal dovete farlo vostro. È un CD della Madonna, veramente uno spettacolo, un album della Madonna. E prenderlo in vinile, no, via, dovevo prenderlo, dovevo prendere il vinile a qualsiasi costo. Bene, con i vinili abbiamo finito, passiamo ai CD, perché ho preso anche CD, per chi non lo sapesse. Ho preso altro CD, l'ultimo, The Dark Funeral, non so se si vede, si vede malissimo, si vede il riflesso della telecamera. Comunque, l'ultimo CD di Dark Funeral, Where Shadows Forever Reign, che questo è molto 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 bello, e un CD The Dartron, che anche questo è l'ultimo, uscito mi sembra quest'anno o l'anno scorso, non me lo ricordo. Comunque, Arctic Thunder dei Dartron. E recentemente sono tornati molto a rifare il vecchio black metal, perché si erano spostato un po' su roba trash, diciamo. Non che mi dispiacesse, ma comunque sì, ragazzi, Dartron, io li preferisco quando fanno black metal. E quindi questo The Arctic Thunder un po' sono tornati alle vecchie, diciamo, sonorità. E per concludere questo video acquisti musicoso, ho comprato anche al Red Light, se non sbaglio, K2, non mi ricordo dove l'ho comprata, vabbè, sempre a Firenze, la maglia degli Emperor. Per chi non conoscesse anche gli Emperor, comunque sia, su un altro gruppo base da ascoltare per forza nel black metal, bellissima maglia, spettacolo. E qui niente, abbiamo finito, poi ci sono le mie chiavi, ma chi se ne frega. Comunque, spero che questo video vi sia piaciuto, spero comunque sia di ritornare anche con i fumetti, film, videogiochi e quant'altro per i video. Sono un po' fermo oramai per il fatto del lavoro, quindi dovete avere un po' di pazienza. E niente, noi ci vediamo al prossimo video, speriamo prima possibile, e dal canale, dal fanale di White è tutto, ciao!